Wahekuju, ben ritornati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo video extra per Yo-Kai Watch Blasters. Oramai devo dire sempre Blasters perché è una cosa che deve essere fatta bene, se no non la faccio per niente. Come dissi molto, molto tempo fa, avrei fatto un video sui QR code e su dove trovare determinati QR code. Qui con me c'è un sito che si chiama yokaiwatchworld.net. Tanto per capirci, poi vi lascio anche il link in descrizione, ma prima di andare al sito, lasciate che vi spieghi un attimino cosa c'è, come funziona, perché questo sito ovviamente è tutto, ma proprio davvero tutto su Yo-Kai Watch, ogni singolo Yo-Kai Watch, addirittura qui se andiamo a vedere, perché in questo momento c'è Yo-Kai Watch Blasters, ma ci sono tutti i giochi di Yo-Kai Watch. Basta sceglierne uno, addirittura il sito è multilingua, quindi mettiamo l'italiano e che diamine. Perché devo lasciarlo in inglese? Oh, dunque, i QR code. Voi potete subito andare sui QR code e fare tutto quello che vi pare, però un attimino, una cosa veloce veloce. Qui c'è tutto. Quello che può uscire, i QR code, le password, quello che può uscire dalla slot Kai, multiplayer, trofei, tutto, davvero tutto. Cosa ci interessa a noi? A noi interessano ovviamente le password e i QR code. Le password, ovviamente voi scegliete EU e poi mettete Italia. Sì, finalmente, meglio, da un po' di tempo veramente, ci sono anche le password italiane, quindi quel video che feci sulle password con la che dovete mettere la console in inglese può anche andare a farsi friggere, dato che ora ci sono le password italiane. Ora, a cosa servono tutte quante queste monete? Prendiamone una a caso. Questa. Se noi scendiamo, moneta rossa grande, ci sono tutte le monete grandi, gialle, rosse, verdi, blu, celesti, azzurre, tutti i colori, e ognuno di essi ha 100 codici. Ogni moneta ha 100 QR code per scansionarle e poi andarle a riscattare sulla slot Kai. Guardate, tutto, ci sono tutte. E così per tutte le monete. Se avete visto lo scorso video di Yo-Kai Watch avrete anche visto che ho sbloccato la slot Kai dorata, quella che ti fa uscire tutte quante le cose più belle, la slot Kai fortunata. E qui ci sono 100 QR code per le monete fortunate. Quindi hai voglia a slottare. Oh mio Dio ragazzi, hai voglia davvero a slottare lì. Poi abbiamo anche le monete d'una piena. A cosa serve questa fantastica moneta? Questa fantastica moneta della luna piena serve, mouse qui, serve a trovare principalmente Kabukicho, che è lo yokai più raro da trovare con questa moneta, ma anche per trovare Fradicina, Alga Sensei e Tuttosto, che sono gli yokai che escono più spesso. Per Kabukicho ho fatto una trentina di tentativi, ho anche messo il video su Instagram, se andate sul mio Instagram lo trovate, perché non era una storia, era proprio un video, quindi tranquilli. Andiamo allora! Oh, finalmente l'ho trovato! 30 monete, ma l'ho trovato! Abbiamo il Blaster B. Però abbiamo 100 QR code per l'ama gatto rosso! Bracciale valoroso, altri 100 QR code! Rabbit Launcher B, uno perché non serve averne troppi. Bracciale cortese, abbiamo oggetti d'equipaggiamento. 100 chip invasore! Perché 100? Che ci facciamo? Bacchetta bianca per Can Can. Ragazzi, ci sono tantissimi QR code e questo per le sfere ultra. Però attenzione! Attenzione! È tutte e due, Busters e Blasters. Però su alcune cose fate attenzione perché ci sono delle distinzioni tra Busters e Blasters. A volte non fa differenza, tipo qui, Busters e Blasters. Altre volte fa davvero una grande differenza, quindi state molto attenti, non date la colpa a me se non vi funziona qualche QR code. Perché funzionano tutti. La moneta della forza. Qui c'è ancora più alta la possibilità di far uscire Kabukicho. Però se ve le finite e non vi è uscito Kabukicho, pace all'anima vostra. In questo momento, ok, ora me la caricate, prima non me le caricava. Ci sono 100 QR code per ogni tipo di moneta, trovate davvero di tutto. Poi trovate anche tutte quante le registrazioni. Tutte le trovate, c'è anche il sample. O meglio, tutta la canzone, a giudicare dalle altre.
c'è italiana, c'è inglese, c'è giapponese, c'è spagnolo. Cioè, praticamente tu qui scegli la lingua e quello che scegli ti dà il sito. Questo è uno dei migliori siti mai creati per quanto riguarda tutto quello che c'è da sapere su Yo-Kai Watch. Mancano giusto due stupidaggini di cui si può fare a meno. Magari sapete cosa manca? L'unica cosa che davvero manca sono i bug del gioco, che sono tantissimi, sono tantissimi. Lasciamo perdere le cose programmate male, tipo le boss fight. I bug sono davvero onnipresenti in questo gioco. C'è anche in Psicospettri, poi non ne parliamo, ti crasha il gioco addirittura. Ah, veramente crasha anche su Blasters se fai un'essenza particolare. We're gonna turn the Pinky Poo into a stole. And that's gonna be step one. I've already made a tutorial video on this, so I hope you guys already know this stuff. Casanova right over here, same thing, we're gonna turn him into a soul. Anyway, Casanova soul, Pinky Poo soul, Superstar soul. Okay. Oh my god, you are kidding! Oh, dude, you are straight up kidding! Holy moly! Non ricordo, dovrebbe essere l'essenza, quella per farti avere più facilmente gli amici yokai che incontri, ti crasha il gioco. Davvero, succede che ti crasha il gioco. Poi dopo devi operare un reboot e ti carica dall'ultimo salvataggio. Quindi, insomma, c'è questo bug che deve proprio essere eliminato. Quindi io ragazzi davvero vi dico, se volete delle monete particolari, trovate degli yokai particolari, tipo la moneta rossa grande, moneta mambo, attenzione, voi potete anche scegliere quale yokai far uscire con più probabilità. Moneta mambo, moneta pigrabbio, moneta luminotto non c'è. C'è moneta pulishogun, moneta leoforte, moneta homblu, moneta uniguerriero che è forte, uniguerriero è forte, sergente quadro addirittura potete anche trovare, leo fuoco, zardo. Puoi farlo fondere. Aureo, Benki, Maximus puro, Hovernian per fare le essenze che è utilissimo. Machonian altre 100 monete, 100 QR code. Scaragone, Shogunian, monete di Shogunian, ragazzi. Ma ci rendiamo conto, ragazzi, che cosa possiamo trovare? Ragazzi, con queste cose possiamo trovare delle monete assurde, roba assurda. Peccato che non c'è per Luminotto, se ci fosse... Aspetta un po', control, find... No, per Luminotto non c'è, ho scritto Lumi, ma non esce fuori. Se non esce... No, addirittura l'uso lo Homblu mi trova niente, allora non ci è. Capito? Voi scegliete una moneta, vedete quello che vi può uscire, avete 100 QR code. Ragazzi, fate voi. Io questo sito volevo consigliarvelo perché a me ha aiutato a trovare Velenombra, Kabukiho e tanti altri yokai rari, quindi insomma dategli uno sguardo, davvero è utilissimo. Bene, per questo video è tutto, Kuji, spero che vi sia stato utile, vi ricordo link in descrizione di questo sito, yokaiwatchworld.net, e poi vi scegliete quello che vi pare e le monete che volete. Io come sempre, Kuji, vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio extra di Yo-Kai Watch Blasters. Come sempre vi ricordo inoltre in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.